il tasto rosso e inizia la registrazione e la spiegazione di questo fantastico programmino che si chiama CamStudio. CamStudio è un programma racchiuso in una cartella. Tutte le risorse sono lì, quindi non va spostato nessun file di questa cartella, altrimenti il programma non va. Si attiva cliccando il recorder. Cliccando recorder parte l'interfaccia grafica che è questa. In questa interfaccia trovo tutti i controlli necessari al funzionamento del programma. Lo espando perché così possiamo vederli. Adesso sta registrando e si vedono i frame rate, cioè quante fotogrammi sta facendo. Nella visione compatta è così, nella visione estesa è come vi ho fatto vedere prima. Nella visione normale io posso scegliere, cliccando questo bottone, se il formato finale sarà un flash adatto per internet o un AVI molto più pesante ma molto più compatibile. Io ho scelto adesso tutto lo schermo 1024x768 e la scelta l'ho fatta da questa funzione qua, regione. Qui si può scegliere se registrarne una parte di monitor, una parte fissa o tutto lo schermo. Nelle opzioni scelgo tante cose, ad esempio se mettere delle note in quello che scrivo, se il cursore, come in questo caso, ha una pallina gialla che io ho scelto rotonda per essere più chiaro nell'evidenziazione, e se registrare dal microfono e come registrare dal microfono. Poi nei tools ci sono le video annotazioni, che sono le funzioni un po' più avanzate. Adesso io sto registrando, potrei mettere in pausa perché voglio fare qualcosa o fermare la registrazione con questo tasto stop. Praticamente io adesso sto registrando esattamente quello che succede sul monitor, e quello che succede sul monitor sarà un video a fine corsa. Ovviamente questa è la registrazione di CamStudio, ma io posso commentare una mappa come in questo caso, la mappa di Cristoforo Colombo in formato immagine, un JPEG, e andare ad illustrare spiegando le parti che sono essenziali, che mi interessano, il chi, il quando, il dove, il come. CamStudio a questo punto ha fatto la sua funzione, mi ha fatto la video lezione, e cliccando qui dirò stop e il programma produrrà il video. Non lo produrrà immediatamente, ci vorrà del tempo di elaborazione, che dipende dalla velocità del processore e dalla memoria RAM che ha. Ma appena io cliccherò qui, e non si vedrà nella registrazione perché si ferma la registrazione, mi dirà dove mette il video. Perché uno dei problemi fondamentali è che quando si fa una cosa non si trova più dove è stata fatta. Ecco, sceglierò dove. Io preferisco il desktop perché poi dopo lo trovo e lo spedisco e lo metto su internet. Clicco.